Chef Paolo Trippini, le chiedo che cos'è il piatto che abbiamo visto. Questa sarà la partenza di questa splendida serata organizzata qui al Plastic di Terni. Questo è un macarons salato alla salvia, con all'interno patate fegatine e sotto c'è una fonduta di pecorino. Quindi insomma cerchiamo di mettere in lunga i prodotti nostri del nostro territorio nel piatto, cioè in maniera divertente e È un diversa. piatto dolce? Un piatto salato, assolutamente. C'è questa tendenza dolce che però viene contrastata poi con il pecorino che trovate sotto. Ecco, lei è chef, lei anche gestisce quindi un ristorante, Sì. uno o più di uno? Più di uno, Più di allora uno. diciamo Diciamo l'azienda da dove la parte? casa madre è il ristorante Trippino e Civitella del Lago. Esiste da 50 anni, io sono la terza generazione, quindi mio nonno, papà e io dal 2006. E in questi anni abbiamo allargato la famiglia, diciamo, quindi abbiamo una location a Orvieto che si chiama La Badia, che è questa location dove gestiamo un ristorante d'albergo, in più facciamo tutto quello che riguarda matrimoni, banchettistica e eventi. E poi l'ultimo nato della famiglia, di cui sono molto orgoglioso, è un ristorante aperto in Svizzera, a Dürten, che è a 20 minuti da Zurigo, dove abbiamo portato lì il nostro nome, la nostra famiglia, e abbiamo portato lì la nostra Umbria, la nostra regione, dove proponiamo i piatti che già trovate al ristorante, nei vari ristoranti, che è il filo conduttore di questo evento. E dove lassù trovate un piccolo pezzo di Umbria, insomma, nella terra svizzera. Quindi anche gli svizzeri proponete gli stessi piatti, i piatti locali, i piatti nostri, insomma. Assolutamente sì, e sono anche Funziona? molto apprezzati. Sì. La Funziona? fortuna di avere su una persona che cura e gestisce l'evento, che è Conny, che si trova lì e lei praticamente fa le mie veci al ristorante, lei è la chef lì. Beh, ecco, qui invece questa sera, qui al Salone del Vino, che cosa ha preparato? Allora, stasera al Salone del Vino abbiamo, appunto, partiamo con questo macarons salato, questo gioco dolce salato, poi sarà il coniglio, altro animale da cortile presente insomma, E come lo nell'Umbria. fa? Coniglio viene servito croccante, quindi viene servito con una crosta di pane, poi viene accompagnato con crema di cannellini, aceto balsamico e un'insalatina di cavolo cappuccio. Come primo piatto andiamo sul risotto, diciamo, abbiamo cercato di legare anche un po' quello che è il Salone del Vino, quindi anche i vini insomma da tutta Italia. Noi faremo questo risotto che viene mantecato con ricotta di pecora, ricotta umbra di pecora, e poi mettiamo fiori di sambuco perché è arrivata la primavera per finalmente, quindi cominciamo a mettere un po' di fiori, un po' di profumo nel piatto, fiori di sambuco e un po' di guanciale che ci riporta alla nostra norcineria, insomma umbra. Chiudiamo con una guanciola di manzo, quindi guancia di manzo stufata con spezie. Spezie vengono utilizzate cannella, chiodi di garofano, più che altro spezie dolci per accompagnare i tre rossi che sono, diciamo, i protagonisti della serata. Sono questi tre rossi che vanno dall'Amarone a un Chianti Classico Selezione e un Barolo, quindi ci voleva qualcosa di un po' di strutturato. Abbiamo fatto questa guanciola con una crema di sedano rapa. Chiudiamo con un dolce che sarà uno sfumoso di yogurt, zafferano e cioccolato. Quindi questa sarà la chiusura della serata. Ecco, l'abbinamento dei vini, glielo volevo chiedere, e sono questi che mi ha detto? Sì, allora sono diversi vini, saranno due Sì. bollicine all'inizio, quindi una bollicina per l'ingresso, poi ci sarà un altemace che serviremo insieme al coniglio, poi c'è cioè, il coniglio e al riso, praticamente accompagnerà questi due piatti, poi per i secondi avremo questi tre vini, quindi un Barolo, un Chianti Classico Selezione e un Amarone, e come dolce avremo due Ecco, tipologie infatti. di vini. Uno sarà una vernaccia passita, quindi una cosa diciamo nuova, divertente, e poi giocheremo un po' con le birre, perché adesso sono anche loro protagonisti nel mondo del bere, e quindi avremo una birra che sarà la Xiahou, che è questa birra molto corposa, molto dolce, che serviremo con il dessert della serata, e poi avremo in apertura un'altra birra, sempre della casa Baladène, che si chiama Mama Kir, e sarà questa birra che accompagnerà l'aperitivo. Le chiedo Trippini, stiamo vivendo un momento difficile, no? Dal punto di vista economico e finanziario, l'Italia è un paese in crisi, le nostre zone sono in crisi, le chiedo se questa crisi ha investito anche il settore della ristorazione, il suo settore. Allora, come tutte le crisi investono un po' tutti, soprattutto questi settori che tra virgolette vengono considerati terziari, quindi settori diciamo, che si usano solamente nel momento di benestare, quindi sono le cose in più che vengono di solito accantonate.
Devo dire, io personalmente, noi come azienda siamo riusciti a far fronte cercando di stare al passo con i tempi, cercando di dare proposte nuove, adeguarsi al mercato del momento, e questo lo dimostra il fatto che siamo riusciti a crescere, a prendere altri ristoranti, eccetera. Quindi secondo me le crisi ci sono, purtroppo vanno affrontate e non subite, come viene spesso. A quante persone da lavoro? Attualmente siamo intorno alle 10 persone, 10-12 persone. Grazie Tippini. Grazie a lei. Questo che sarà l'antipasto della serata. Questa è una crema di cannellini, quindi cannellini prima messi a bagno per 12 ore, poi dopo vengono lessati con gli odori classici, quindi sedano, carota, cipolla. Poi viene fatto un soffritto sempre di sedano, carota, cipolla, e poi vengono rigenerati in questo sedano, carota, cipolla, e poi frullati. Quindi otteniamo questa crema. Coniglio croccante. Quindi abbiamo all'interno del coniglio che viene cotto a bassa temperatura, poi dopo lo rivestiamo con queste sfoglie di pane e poi lo passiamo in padella con un pochino di olio. Quindi c'è questo gioco di morbido croccante sia del coniglio che della crema di cannellini. Passi per favore quello e i fagioli e i cannellini. Passi i cannellini via. Poi qui abbiamo questo qui, è del cavolo, che è la parte vegetale del piatto, quindi la parte fresca, perché altrimenti avremo tutte cose cotte e morbide. Questa qui sarà la parte, diciamo, fresca vegetale del piatto. È del cavolo tagliato molto sottile, non lo condiamo neanche, perché poi dopo verrà miscelato con tutto il piatto e sarà quello che poi darà il condimento. Chiudiamo con un po' di aceto balsamico, non è umbro l'aceto balsamico, però è qualcosa di italiano molto buono, quindi... piace dare le due consistenze del cannellino, quindi abbiamo sia la crema che il cannellino intero. No, mi serve ancora.